Maturità 2021 al via oggi gli esami per oltre 500.000 studenti in tutta Italia. Itinerari turistici alla scoperta di Siena come nessuno l'ha mai vista. Prove di addestramento a Mociano, sbagliata la gestione della pista. Per lo sport, il calcio, ultima giornata di Serie D, Siena e San Donato conquistano i playoff. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Hanno preso il via oggi gli esami di maturità per oltre 500.000 studenti in tutta Italia. Un esame diverso dal solito per il secondo anno di fila, condizionato dalla pandemia che però non condiziona le emozioni dei ragazzi. Sentiamo. Solo l'orale in un solo giorno. L'esame di maturità anche quest'anno non è come lo abbiamo sempre conosciuto. Ma se c'è qualcosa che non cambierà mai, neppure con una pandemia, è l'emozione di affrontarlo. Inizia oggi l'ultima prova a conclusione di questi 5 anni importanti, uno step che da sempre sancisce la fine dell'adolescenza e proietta nel mondo degli adulti e che arriva alla fine di un anno complesso che ha messo a dura prova gli studenti. L'italiano andava bene, tutte le altre materie abbastanza bene, mi hanno chiesto un collegamento piuttosto facile. Ma il farlo soltanto in un giorno, solo orale, come la vedi per te? Terribile, terribile, tutte le materie in un giorno impazzisci. È un po' di tensione, però ecco, sono contento che tra poco finirà tutto. Io ho il 24, quindi ancora ci sono 8 giorni di ansia e di studio. Quindi c'è un po' di nervosismo? In realtà nemmeno più di tanto, perché sapevamo più o meno come andava strutturato, cioè come era strutturato l'esame, perciò... Poi ci sono i nostri professori, sì, quindi infatti. Ci conoscono da 5 anni, non tutti, però... E anche perché non ci sono gli iscritti, che fare un esame di matematica e fisica dopo 2 anni di DAD era un po' infattibile. Sì. C'è chi cerca di distrarsi per placare l'ansia e chi invece ripassa gli appunti. Qualcuno invece è solo venuto per supportare i compagni e respirare l'aria che lo attende fra qualche giorno. Malissimo, male. Un po' d'ansia, però speriamo che velocemente. Il bilancio di quest'anno scolastico. Bello, anche se la DAD insomma ha un po'... non ci ha fatto vivere al meglio, la quinta è volata, completamente volata. È andata abbastanza bene, pensavo fosse più difficile, però in realtà se uno si è sempre impegnato va bene, cioè è fattibile. C'è l'ansia sia per i compagni che per noi stessi, c'ho ancora da aspettare 2 giorni, sto con l'ansia. Quindi sei venuta qui a fare da supporto? Sì. Sì. Non è peggio? Un pochino sì, però così vedo anche cosa chiedono i professori, come si comportano con noi e tutto, e magari mi passa un pochino l'ansia. Tu l'hai già fatto? Sì, ho fatto prima. Com'è andata? È andata bene, sì. Poteva andare meglio come sempre, però alla fine non ci lamentiamo. Resta il fatto che sarà un esame, diciamo, un po' difficile. Molti diranno che solamente l'orale sia meglio, invece è un po' più difficile perché... non ti mette tanto a tuo agio, sapere che hai solamente una prova e dare tutto il massimo solamente in quella. Stai per entrare? Sì. Come ti senti? C'è parecchia tensione, sì. Però si supera. La Fondazione Conservatori Riuniti è riuscita a mettere insieme molte istituzioni cittadine per poter aprire nuovi itinerari turistici sconosciuti ai più. Grazie al volontariato, chiese e musei saranno aperti gratuitamente. Il progetto è stato presentato questa mattina al Refugio, dove per noi c'era Viola Carignani. Scoprire una Siena sconosciuta e più attraverso un percorso lungo tutta la città. E questa è l'idea di Marcello Rustici, presidente della Fondazione Conservatori Riuniti, che è riuscito a coinvolgere una serie di istituzioni cittadine per mettere a disposizione gratuitamente opere che quasi nessuno ha potuto vedere. Il progetto Verso San Raimondo, itinerari d'arte, cultura e contrade, ha visto la collaborazione con il Comune di Siena, l'Arcidiocesi, la Misericordia, la Direzione Musei Toscani, le Pie Disposizioni, il Magistrato delle Contrade e la Pinacoteca Nazionale. Questa è stata la prima nostra intenzione, era quella di aprire, di far vedere e dimostrare i tesori che Siena ha e che sono praticamente sconosciuti, di aprirli in maniera razionale e dare una grande risposta
ai turisti che vogliono un po' rimanere, guardare, gustare quello che noi abbiamo. Ma non solo, presto un grande tesoro di argenti e ceramiche chiusi da oltre 50 anni torneranno a vedere la luce. Parlando della nostra istituzione in questo caso, noi intendiamo aprire, e a breve spero di riavervi tutti qui, nuovi spazi museali mostrando le nostre collezioni di argenti, di ceramiche, di paramenti sacri che sono ancora chiusi dentro agli scatoloni da 50 anni a questa parte. Noi fra poco speriamo di riavervi tutti qui e mostrarvi che cosa stiamo facendo. E alla conferenza stampa era presente anche l'assessore al turismo Alberto Tirelli. Sentiamo le sue parole. Un'offerta turistica diversa dal solito, che non percorre le solite strade verso mete come Duomo e Piazza del Campo, ma valorizza altre parti della città meno conosciute che nascondono però grandi tesori. Allora, partiamo innanzitutto da un dato di fatto, che la ripartenza sarà legata sicuramente ad un turismo che ricercherà degli itinerari possibilmente all'aria aperta. Quindi la proposta di stamani mattina, che vede protagoniste diverse istituzioni cittadine che mettono a disposizione il loro patrimonio per essere goduto sia dai turisti sia dai senesi, va in questo senso, nel senso di creare una proposta di valorizzazione di una zona della città diversa da quella che viene oggetto di un quotidiano tour, Piazza del Campo piuttosto che Piazza del Duomo, ma soprattutto l'opportunità di dare alle guide turistiche di poter proporre questi itinerari di una Siena sconosciuta, sconosciuta ai più, sconosciuta ai turisti, ma anche sconosciuta ai senesi stessi, e all'amministrazione comunale l'opportunità di uscire nei prossimi giorni, cosa che faremo, con dei pacchetti dedicati proprio a una permanenza a Siena di almeno 2-3 giorni alla scoperta di una Siena sconosciuta. Dopo la denuncia fatta ai nostri microfoni da Mauro Marruganti, segretario di FSP Polizia di Stato, sulla mancata esenzione dal ticket sanitario per gli infortuni sul lavoro di soggetti appartenenti alle forze dell'ordine, arriva anche una risposta dal mondo della politica con l'interrogazione presentata da Stefano Scaramelli. Teresa Scarcella. Lo aveva denunciato la Federazione Sindacale di Polizia, per la precisione il segretario della Toscana Mauro Marruganti. La mancata attuazione omogenea sul territorio regionale della delibera numero 460 del 2017, che prevede l'esenzione dal ticket sanitario in caso di infortunio sul lavoro per la polizia, carabinieri, forze armate e vigili del fuoco. Secondo Marruganti, appunto, ancora oggi succede che in alcuni ospedali della Toscana venga presentato il conto a chi richiede una prestazione sanitaria in seguito appunto ad un infortunio durante il servizio. Una situazione inaccettabile per il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, che sul tema ha presentato un'interrogazione. Un atto a favore di tutte le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, forze armate, tutte le persone che ogni giorno lavorano per la nostra sicurezza, per l'incolumità delle persone, hanno diritto, a nostro avviso, e che la legge lo prevede. Fu un'azione fatta 3 anni fa che consentì loro di avere l'esenzione del ticket per tutte le prestazioni sanitarie a seguito degli infortuni subiti sul lavoro, un atto di correttezza, di dovere istituzionale che avevo anche guidato come percorso da Presidente di Commissione Sanità. Siamo tornati a parlarne perché vogliamo l'attuazione puntuale di quanto è successo, abbiamo fatto interrogazioni puntuali in aula perché riteniamo che una donna, un uomo che nel proprio lavoro subisce un infortunio, ovviamente per quanto riguarda in questo caso specifico le forze dell'ordine, ma poi se si riuscirà in tutti i settori lavorativi, intanto possa avere un'esenzione nell'ambito delle prestazioni del sistema pubblico sanitario regionale. Lo prevede la normativa, la norma adottata dalla nostra azione di governo 3 anni fa. Siamo tornati con forza per chiedere il rispetto di quella normativa, perché in alcune parti della Toscana questo ancora non stava avvenendo. È una piccola forma di rispetto e di riconoscenza nei confronti di tanti donne e uomini che rischiano tutti i giorni la loro vita per la nostra incolumità. Cambiamo argomento. Orto Mangione è il progetto di orto collettivo e condiviso di Mondo Mangione, basato sul modello delle CSA, comunità
che supportano l'agricoltura, in cui ogni socio è anche un coproduttore, una cooperativa agricola che si sostiene con le risorse di chi partecipa, non solo economiche, che poi ha diritto a parte del raccolto, una realtà nata nel 2019 e che in questi due anni è cresciuta molto. Teresa Scarcella. Cibo buono non è soltanto al supermercato scelgo prodotti migliori, ma è anche cercare di capire come si producono. Orto Mangione è proprio questo. Essere socio vuol dire essere parte della produzione e di una comunità intera. Nato nel 2019, il progetto di Orto Collettivo, che si basa sul modello delle CSA, ovvero comunità che supportano l'agricoltura, ha oggi quasi due anni ed è una realtà strutturata con le sue 65 quote attive di adesione. In questi due anni l'orto ha guadagnato una ventina di soci in più, si è allargato perché abbiamo raddoppiato l'area coltivata, si è allargato perché al primo posto di lavoro che è stato attivato subito nel 2019 abbiamo aggiunto nel maggio 2020 un secondo posto di lavoro, quindi abbiamo due soci, produttori e lavoratori. Qui questo appunto sotto noi abbiamo 1,5 ettari ad oggi in affitto, e di cui come circa 2500 metri quadrati coltivati ad orto. E questi sostanzialmente erano pascoli, ma pascoli che nessuno voleva, che nessuno usava, quindi li abbiamo rimessi in funzione, stiamo utilizzando le acque naturali, stiamo soprattutto arricchendo il terreno e cerchiamo il più possibile di fare tutto nella modalità di riciclo, riuso. Abbiamo degli animali che ci mangiano gli scarti, cavalli, galline. Con il sistema del prefinanziamento i soci non solo creano posti di lavoro, ma pagano un abbonamento annuale di prodotti a chilometro zero che rispettano la sostenibilità ambientale e che riceveranno una volta a settimana. E la stessa logica vale per il pane dell'orto, la nuova esperienza che partirà a breve. Elemento importante è la partecipazione. Gli stessi soci possono coltivare e raccogliere i prodotti prima di portarli sulle loro tavole. I campi di Montalbuccio diventano così il punto di ritrovo di una vera e propria comunità, sempre pronta ad accogliere nuovi membri, e un luogo di evasione dalla quotidianità e dalla pandemia. Nel periodo in cui eravamo più chiusi in casa, qui c'era la possibilità per i soci lavoratori di poter venire, e anche per chi non è assunto ma fa un lavoro di tipo volontario. E quindi questo era il punto in cui le persone, dopo la giornata in casa, si rilassavano, trovavano un minimo di normalità in quel poco che c'era di normale. L'impatto sociale del progetto è confermato dall'iniziativa solidale intrapresa con la Misericordia e che prevede una raccolta fondi con cui donare due quote dell'orto a due famiglie che potranno così beneficiare dell'esperienza. È qualcosa che ci rende molto orgogliosi e lo possiamo fare oggi perché abbiamo una certa forza, insomma, capacità anche di dirigersi all'esterno, non solo di rimanere qui nella cerchia del nostro orto. Abbiamo parlato ieri della pista di Mociano e dei problemi legati alla pista, dove anche ieri si sono verificate troppe cadute a causa del terreno. Il sindaco si occuperà direttamente di questo. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. La pista di Mociano così non va proprio bene. Anche ieri nella riunione troppe cadute dei cavalli alla curva che per comodità chiamiamo di San Martino. Il problema c'è e si vede. Durante la settimana la pista è aperta in giorni stabiliti per chi vuole usufruirne e il problema non si pone. In occasione delle riunioni ufficiali però il tuffo viene bagnato e rullato nelle curve e questo provoca un effetto collaterale. La terra umida si attacca sotto agli zoccoli dei cavalli, creando delle vere palle di tufo, pericolose nel momento in cui l'animale dovrebbe avere la maggior presa sul terreno, cioè nelle curve. Inoltre il terreno così lavorato presenta delle disomogeneità che non permettono ai cavalli di trovare il giusto equilibrio. Quindi il problema non è la pista in sé stessa, ma la gestione diversa del tufo durante la settimana e nelle occasioni ufficiali. Se dobbiamo tutelare i cavalli, si deve cominciare dalla pista di allenamento. Sì, indubbiamente un po' di criticità, è vero, si sono manifestate e quindi ora
cercheremo di porre rimedio a queste criticità, parlerò con l'ufficio Palio proprio per trovare una soluzione che contenti Fantini, i proprietari dei cavalli, e ovviamente consenta un addestramento adeguato per quanto riguarda i nostri soggetti equidi a cui noi vogliamo bene e che vogliamo siano in perfetta forma anche quando il Palio non si può correre, diciamo. Ma ovviamente l'idea nostra è proprio quella di trovare una soluzione, perché effettivamente qualche problema tecnico c'è, ecco. Ci spostiamo in Val d'Elsa, una linea di trasporto con bus elettrico che possa collegare Poggibonsi con Osmannoro. È il progetto a cui sta lavorando la città metropolitana di Firenze, che ha effettuato i test con i mezzi che verranno utilizzati. Adesso si attendono le risorse dal Ministero dell'Ambiente. Poggibonsi e Osmannoro col trasporto ecologico avanti tutta. La città metropolitana di Firenze sarà la prima realtà in Italia a dotarsi di un sistema di trasporto pubblico elettrico e da zero emissioni, in grado di cambiare il concetto di mobilità nei territori del Chianti e della Piana. Grazie al piano urbano di mobilità sostenibile della metrocittà, le due linee di bus Rapid Transit, gli autobus a transito rapido con corsia preferenziale dedicata e infrastrutturata, arricchiranno infatti la rete di trasporto pubblico su gomma, connettendo a Firenze le direttrici Greve Firenze-Rovezzano e Osmannoro-Poggibonsi e alleggerendo così la presenza sui bus attuali e quella privata su questi due corridoi. Si tratta di due linee, sottolinea il sindaco di Firenze Dario Nardella, le cui caratteristiche risultano originali anche per il settore, dal momento che non si trovano percorsi di BRT con uguale lunghezza in territori extraurbani e con così elevati dislivelli da percorrere. Per questo, di comune accordo tra l'Ufficio Trasporti della Città Metropolitana di Firenze e l'ATI di progettisti con capogruppo Net Engineering, è stato ritenuto necessario svolgere un test sul campo per ottenere il più elevato numero di dati al riguardo, così da raffinare la progettazione. La linea Poggibonsi-Osmannoro garantirà l'interscambio con la linea tranviaria esistente T1 Villa Costanza-Careggi Ospedale presso l'hub di Villa Costanza nel comune di Scandicci, favorendo l'ingresso in città sul versante sud-ovest. Il tracciato continuerà fino al futuro parcheggio autostradale dello Osmannoro, che secondo le previsioni del PUMS dovrebbe essere posto in un'area ad ovest dell'autostrada 1. Il progetto di fattibilità è pronto e sono in arrivo le risorse dal Ministero dell'Ambiente per la progettazione esecutiva e l'acquisto dei mezzi, fa sapere il consigliere delegato alla mobilità Francesco Casini. Il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, ha fatto sapere che intende aderire alla protesta di ANCI, organizzata dal presidente Antonio De Caro, che si svolgerà a Roma il 7 luglio prossimo. I sindaci chiedono maggiori tutele e che non ricadano su di loro le responsabilità che non gli competono. Sentiamo. Fare il sindaco è una responsabilità che sempre di meno ci si vuol prendere. Arrancano i partiti nel trovare i candidati, mentre poco tutelati si sentono gli attuali primi cittadini che attraverso ANCI manifesteranno a Roma il prossimo 7 di luglio. Una protesta organizzata e promossa in primis da Antonio De Caro, numero uno di ANCI, a cui parteciperà anche il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci, che in un post su Facebook ha motivato il perché dell'adesione. Siamo disposti a tutto ed a fare tutto per le nostre città, per l'onore che abbiamo di rappresentarle, scrive in proposito Marrucci, ma non possiamo e vogliamo essere responsabili di tutto ciò che accade e che esula troppe volte dalle nostre competenze. De Caro chiede che venga abolito il tetto dei due mandati e che nei comuni sotto i 5.000 abitanti venga tolto qualsiasi limite alla ricandidatura. E questo è certamente un aspetto, un tema centrale che va di pari passo con le difficoltà che i partiti hanno nel formare una adeguata classe dirigente, mentre l'altro tema riguarda le tutele di un compito complesso e decisivo per i cittadini di qualunque comune si tratti. Questo non è un mestiere, dice Marrucci, almeno per la mia cultura politica e amministrativa, ma un servizio che pro tempore si svolge per la propria comunità e nell'interesse collettivo, ma che non ti può schiacciare. Eletto alle elezioni del 2019 con una larga maggioranza, con una coalizione di centrosinistra, Marrucci spiega di non pretendere l'immunità o l'impunità. Chiediamo soltanto, precisa il primo cittadino di San Gimignano, di liberare i sindaci da responsabilità non proprie.
Rendere più attrattiva Colle di Valdelsa grazie alla realizzazione di un'area pit stop dedicata ai camperisti. E questa è la proposta che arriva da Italia Viva per intercettare turisti e visitatori in questa stagione estiva. Filippo Tecce. La posizione di Colle di Valdelsa è strategica, da qui passano tutti i turisti diretti ai luoghi più visitati. È arrivato il momento di far diventare la nostra città una meta desiderata dai viaggiatori. Lo afferma Italia Viva, che giudica un primo step necessario, visto anche che in Valdelsa si concentra la maggior parte della produzione camperistica europea, l'individuazione di almeno un'area camper che possa attrarre tutto quel turismo che vive Colle Valdelsa soltanto come città di passaggio. Per Italia Viva è urgente rendere la città camper friendly. I camperisti che arrivano devono sentirsi accolti e accettati, fa sapere il partito di Matteo Renzi, che chiede di iniziare un percorso progettuale che porti a realizzare un'area camper attrezzata che sia vicino ai servizi, ma allo stesso tempo tenga in considerazione il contesto storico della città. Italia Viva considera fondamentale individuare delle aree, definibili come pit stop camper, in cui i camperisti possano sostare per visitare la città, rifornire le proprie provviste ed essere parte attiva del rinascimento culturale di Colle di Valdelsa. La città, sostiene IV, sarà realmente attrattiva soltanto se riusciremo a dare input diversi che siano accoglienti sotto ogni punto di vista. Il turismo in libertà interessa particolarmente piccoli borghi e città d'arte. Lo scorso anno sono stati 5,7 milioni di turisti che hanno scelto il camper ed è previsto un netto aumento durante questi e i prossimi anni. Chi viaggia in camper spende ogni anno 1,1 miliardi di euro, in particolare per trasporti pubblici, prodotti enogastronomici locali ed artigianato. Questo porta dei benefici indubbi al territorio che visitano, precisa Italia Viva. Con la stagione estiva riprende anche il turismo in Val d'Orcia. Facciamo il punto con l'assessore di San Quirico d'Orcia, Marco Bartoli. La Val d'Orcia, ammirata da tutti e meta richiesta per l'estate e come confermato da tante riviste e media internazionali, riapre dopo i mesi di lockdown e fa un primo suo bilancio dopo la prima quindicina di giugno. Un bilancio positivo, soprattutto valorizzato dal turismo lento ed ecosostenibile che sempre di più sceglie la campagna e la provincia rispetto alla città e alle zone mondane. Beh, come possiamo poi aver letto nei giorni scorsi anche sulle testate giornalistiche locali, ma anche un po' più a carattere regionale, i numeri sono molto positivi, c'è un incremento soprattutto del turismo sostenibile, quindi camminatori, pellegrini, grazie anche alla Via Francigena, ma anche tanti cicloamatori o comunque amanti delle due ruote. Nell'ultimo fine settimana, anche nella giornata del 2 giugno, ci sono stati tantissimi ciclisti che, percorrendo poi tutti i sentieri, le reti sentieristiche qua della zona, ma comunque le nostre belle campagne, hanno popolato in maniera davvero consistente tutto il territorio, e credo che questo faccia anche ben sperare da un punto di vista economico per una ripresa di tutto il settore turistico, che era stato fortemente danneggiato nell'ultimo periodo. Riaperture che però hanno anche dei lati meno positivi, vale a dire il turismo selvaggio che troppo spesso, proprio in Val d'Orcia, mette a rischio la comunità a causa di parcheggi avventati e pericolosi solo per cercare lo scatto più suggestivo e imperdibile. Ci spostiamo a Chianciano Terme, dove troviamo una notizia di cronaca: paura perché un mezzo di SEI Toscana questo pomeriggio ha preso fuoco. Per fortuna nessun ferito. Sono al vaglio adesso le cause dell'incendio. Sentiamo. Grande spavento a Chianciano Terme nel Senese per il fuoco e per il fumo nero che si sono sprigionati nel primo pomeriggio da un mezzo di SEI Toscana. L'episodio si è verificato in via Betone, nell'area in cui si era da poco concluso il mercato settimanale e dove il mezzo era al lavoro proprio per sistemare ed igienizzare. Una vera e propria esplosione intorno alle 15 che ha terrorizzato nel pieno della calura pomeridiana la cittadina termale. Per fortuna nessuna persona, né tecnici di SEI Toscana né cittadini, sono rimasti coinvolti o feriti. Al vaglio ancora la causa dell'incendio, probabilmente la macchina ha raccolto materiale infiammabile, ma non si esclude anche che possa essersi surriscaldata. E chiudiamo con lo sport, il calcio, ultima giornata di campionato di Serie D, Girone E.
prima dei play-off con Siena e San Donato che raggiungono gli spareggi vincendo rispettivamente 2-0 contro la Pianese, che in questo modo rimane fuori appunto dai play-off, e contro il Grassina per 4-0. Badesse invece vince 3-0 contro il Monte Spaccato in una partita inutile a livello di classifica. Il servizio di Marco Del Grande. Si è chiuso questo pomeriggio il campionato di Serie D, una stagione lunga e travagliata che ha visto proprio al photo finish i verdetti più importanti. La partita di cartello, quella tra Pianese e Siena, premia i ragazzi di Gilardino. I gol di Guidone e di Guberti su calcio di rigore regalano alla Robur una insperata qualificazione ai playoff, escludendo proprio gli amiatini. L'altra squadra che affronterà la post-season è il San Donato Tavarnelle, che regola il Grassina con un secco 4-0, condannando i rossoverdi alla retrocessione in eccellenza. Si salva invece lo Scandicci, Corsaro a Sina Lunga per 3-0. I gol a raffica, ad inizio ripresa, premiano la squadra di Davitti. Si torna in campo già sabato 19, con l'inizio degli spareggi. Trastevere Siena e Trestina San Donato Tavarnelle sono le gare in programma per il weekend. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, io vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo e subito dopo allo speciale realizzato in collaborazione con la CGIL di Siena dal titolo Human Connection, racconti interconnessi. Alle 21.45 invece torna Andrea Radi con Planet Basket a seguire la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.